Stabia Brescia finisce 0-0, anche oggi un brutto Brescia. Abbiamo capito che Bisoli porta avanti la baracca e senza Bisoli siamo mediocri. Per carità, la Rive Stabia sapevamo che è una squadra forte, sappiamo che andare a giocare a Castellammare è sempre difficile, che loro hanno anche il campo sintetico, però oggi ragazzi poco e niente, nel secondo tempo soprattutto non mi sono piaciuti, nel primo bene o male, anzi aveva anche segnato Papé, Papé è il migliore in campo, Papé doveva essere la pecora nera della squadra oggi ed è quello, uno stato uno dei migliori insieme a Lazzarini comunque salvabile. Dopo davvero abbiamo giocato come più da per 80 minuti, ma sembrava che giocassero come più la Juve stabile, davvero abbiamo fatto poco e niente. Loro con l'uomo in più, voglio capire perché contro di noi le squadre quando sono con l'uomo in meno giocano 4 volte meglio e questa cosa mi sta abbastanza sulle palle, perché non capisco perché, perché in genere tutte le altre squadre se sono con l'uomo in più spingono, noi no, noi ci fidiamo in difesa e così non. Dopo vabbè c'è Lino che pensa che sia da Serie A, anche lui è un po' poverino, però lo capirà prima o poi che la squadra non è da Serie A. Borrelli 3 milioni e mezzo anche oggi ha fatto poco e niente. Dijkman anche oggi i cross che ha fatto erano sbilenchi, erano storti, non ha inciso come doveva. Bianchi neanche. Forse uno che poteva deciderla oggi era Bjarnason con la febbre. Forse se fosse stato Bjarnason forse la vincevamo, però ragazzi male male, spero che col Bari dovrebbe tornare Bisoli, perché se non torna neanche Bisoli col Bari ne prendiamo tre. Cioè, no, la Juve Stabia si è divorata tanti di quei gol, no, anche vincere 2-3-0. Sulla carta con la più da quindicesima dovevi vincerla minimo 2-0. Minimo, minimo. Invece no, ci si chiama cazzo di Adorni? No, perché Papetti non ha fatto neanche una bruttissima figura, non ha giocato proprio in modo orrendo. Là davanti davvero poca roba, ve l'ho già detto, sulle fasce anche, sulla fascia di Dijkman soprattutto. E centrocampo ragazzi, Bertagnoli, boh, Bertagnoli è una mummia che cammina. Olser che per carità ha dovuto entrare perché grazie all'infortunato non c'era Bjarnason e non ha giocato neanche in modo terribile, né Nuamà neanche lui è inciso come doveva. Dopo purtroppo pensavi che Bisoli tornasse già oggi e non è tornato. Moncini poteva svoltare la partita. Moncini, tra l'altro, Moncini. Sì, ok, noi abbiamo avuto sto grande numero di occasioni, ma Moncini, quelle, una volta che è entrato Moncini, ha toccato la palla, penso, 3 volte in 20 secondi. Vediamo col Bari, Borrelli Moncini, il tandem all'antica, dell'anno scorso, che per far segnare anche Borrelli, perché Borrelli non è in condizione, però quando entra in condizione ad aprile. Cioè, è già dicembre quasi, spero che entri il prima possibile in condizione perché insomma, ok, grazie dei 2 gol contro il Mantova e con la Cremonese, 2 gol fantastici, però da lì in poi ha fatto poco e niente neanche lui. Se cioè, la mancanza di Bisoli manca gioco, sì, quando non c'è Bisoli manca gioco, ma questo lo sapevamo già, niente da